questo è veramente un docufilm veramente di contrasto alla devianza, piuttosto che altre trasmissioni che sono, diciamo, che fanno più apologia che dare degli insegnamenti. Mi auguro anche questo, riusciremo a portarlo nelle scuole. Poi ti chiederò, Ambrogio, di poterlo portare nelle scuole. Ho voluto la presenza qua di mio figlio, un liceale, perché credo che sia opportuno che la sensibilizzazione su quanto c'è, su quel mondo che è chiuso a tutti noi e che forse anche con alcuni provvedimenti legislativi che stiamo portando avanti, come il processo a distanza, sistematico, si rischia di veramente di mettere, alzare un muro rispetto al carcere. Sono contento e orgoglioso di avere, lo dicevo all'inizio, accanto a me Sergio D'Elia, Rita Bernardini, Ambrogio Crespi, Stefano Mussolino e Agostino Siviglia, Francesco Calabrese. Volevo raccontarvi un episodio che ho già raccontato, però lo racconto qua perché proprio ieri mio figlio mi ha dato una lezione di vita che a 5 anni mi ha dimostrato che è un bambino coraggioso e mi ha dimostrato a me una grande forza. Perché? Perché il 17 agosto del 2016 mio figlio, eravamo in vacanza e avevo preso una casa con una piscina in Spagna. Mio figlio, 17 agosto verso le 8:30 di sera, finita la cena, mio figlio dice vado in bagno, una frazione di minuti, non, forse anche meno, mio figlio si avvicina alla piscina. Mio figlio cade in piscina. Mio figlio lo abbiamo trovato, mia moglie con la mia famiglia, mio fratello, i miei nipoti, e dice sento una voce, io stavo parlando del docufilm proprio di Spes contro Spam, dovevamo cambiare delle cose, io stavo discutendo, eravamo al telefono anche con Sergio, no non si cambia, no ma qua di là deve andare a Venezia, qua di là, insomma, stavamo discutendo io e mio fratello sui cambiamenti che io non volevo fare. E neanche mio fratello, però stavamo discutendo. A un certo punto sento mia moglie dice ma dov'è Luca? Io non so se è accesa la lampadina, se è acceso l'animo, lo spirito, l'amore. Mi sono messo a correre e sono andato direttamente verso la piscina. Trovo mio figlio che galleggiava a pancia in giù. Era morto, morto, veramente morto. L'ho raccolto. Io e mio nipote, ed era bianco, aveva le vene di fuori, addirittura si era fermato anche il cuore, via discorrendo, e l'istinto, Dio, vogliamo chiamare un miracolo, non lo so, io gli ho cominciato a fare il massaggio cardiaco, io non sono né medico, non sono un esperto di questo tipo di materia, però l'ho fatto, ho fatto un massaggio cardiaco, mio fratello che è un omone si è lanciato, ha fatto metri di volo verso la bocca di mio figlio e gli ha dato l'ossigeno. Ossigeno, massaggio cardiaco, mio figlio ha iniziato a respirare, cioè ha detto papà. E in quel momento, oltretutto, aveva problemi anche del vomito perché si stava incastrando il cibo, quindi ho dovuto tirarlo su e fargli anche il lavoro. Anche lì non ero pratico, ma l'ho fatto e lì siamo riusciti a tirar fuori anche il cibo che aveva vomitato e via discorrendo. Ecco, tutto questo, dico questo perché è collegato. Io lì ho detto c'è un miracolo, l'amore, la vita, cioè straordinaria, la vita è veramente straordinaria, perché oggi guardo mio figlio e capisco che può succedere di tutto. Le vite possono cambiare in quel momento, se mio figlio moriva la mia vita era cambiata. Oggi mio figlio è qua, sorride, la vita è bella, straordinaria. Ecco, questo film io l'ho fatto prima di questo evento terribile. Mio figlio è quello che corre tra l'acqua e la terra, la fine del film. E quando sono andato a Venezia io non mi sono reso conto. Io ho visto quella scena di mio figlio che correva tra l'acqua e la terra. A Venezia, può dirlo Sergio, mi sono messo a piangere come un bambino perché non mi sono reso conto che nulla capita per caso. Allora io lì ho capito che era una missione da fare, cambiare, la forza di cambiare un percorso. Il percorso contro la mafia,
il percorso contro anche il mondo carcerario. Io non sono un eroe, io sono un uomo qualunque, ma vicino a degli uomini straordinari che grazie a questo percorso abbiamo fatto. Allora io sono contento, felice di aver fatto parte di questo progetto, perché mi sono reso conto che oggi la mia vita è meravigliosa, perché mio figlio è vivo, questo percorso sta cambiando tantissimo e sta andando incontro a un percorso. Oggi siamo una terra, siamo Reggio Calabria, una terra che c'è il bene e il male, si combatte tutti i giorni, sia l'andrangheta ma anche la mala giustizia, qualsiasi cosa. L'importante è tutti noi fare un percorso giusto, nella via giusta, e guardare sempre dove c'è il bene e il male. Allora si riesce a combattere, distruggere sia il bene e andare vicino distruggere sia il male e stare vicino al bene. Io oggi l'ho provato, perché mio figlio ieri per la prima volta è entrato in acqua, io ero impaurito, è entrato in acqua e mi dice: papà, anche perché quando lui ha aperto gli occhi la prima cosa che ha detto: tu sei il mio eroe e lo zio è il mio eroe, tu sei Superman e lo zio è Hulk. Allora per me questo è una fase importantissima. Allora, se questo film riesce a cambiare i percorsi e anche a rompere il silenzio e l'omertà, e comunque costruire anche un percorso nel mondo carcerario, la polizia penitenziaria, anche il mondo della magistratura, se riesce a cambiare questo, e lo sta facendo, vuol dire che quel bambino che correva tra l'acqua e la terra, vuol dire che aveva un senso. E oggi, se sono qua e continuiamo questo percorso, ha un senso. Quindi io ringrazio tutti voi e continueremo a fare questo percorso senza guardare in faccia nessuno. Grazie. Ecco, io credo che in questo senso diventa cruciale anche l'incontro come quello di oggi, proprio per sensibilizzare la società più vasta, perché il carcere non è una società a parte, ma è una parte della società, e forse e ancor più a queste latitudini noi tutti dobbiamo trovare di più il coraggio di stabilire un rapporto ufficiale con la devianza e non, come troppo spesso è stato fino ad oggi, un rapporto ufficioso che a sua volta diventa deviante. Intanto mi è piaciuto molto, visto qua c'è Ambrogio Crespi, regista, mi è piaciuto molto anche la cura che ha avuto nel presentare la fotografia di questo docufilm. Esatto. Purtroppo qua era troppo bianco. Allora, però no, però no, è vero. Però no, si vede, dire che c'è, però nero e no, colore. Sì, è esatto, però è particolare, perché almeno io poi il film poi uno lo consegna anche a chi lo guarda, quindi io vi dico come l'ho percepito io, magari il regista aveva tutt'altre intenzioni. Però mi è piaciuto questo fatto di inquadrare molto spesso gli ergastolani a metà, in chiaroscuro, come se ci fosse una parte di loro che dovesse uscire fuori, e poi invece tutti gli altri non ergastolani invece sono in chiaro, ma con una velatura particolare che ci dice che in fondo non c'è una perfezione da una parte, una imperfezione dall'altra, e c'è un comune modo di vedere queste cose. Mi è piaciuto questo gioco di luci, la fotografia in generale del film, oltre naturalmente il tema. Ma in questo film sono i volti la scoperta. Lei ha colto molto bene questo fatto, ma è un po' per tutti, anche per noi, è così. Non è che loro sono così e hanno la parte migliore e quella peggiore che risalta in quel filmato, siamo tutti così. Essere giudici è molto facile, capire perché nella vita ci si... Quello che dobbiamo fare è evitare che si arrivi al delitto. Per chiunque ha il diritto di sperare di potersi un giorno rinfrancare. Anche, attenzione, molti di quelli non parlavano di dover uscire dal carcere, ma anche il solo fatto di andare a sedersi davanti alle persone e dire: ho sbagliato, non voglio dire che cosa ho fatto, ma ho sbagliato, non fate la stessa cosa, è un mezzo per rinfrancarsi. Tendo a fidarmi di persone come il dottor Mussolino, non fosse altro perché se lui esercita il suo ruolo come, per esempio, in pochissime parole, lui ha
fatto la critica del film. Cioè, io non so se lei è un cultore del cinema, se scrive di cinema, però io credo che lei abbia fatto una straordinaria sintetica critica cinematografica, proprio da rivista specialistica del film, quando lei si è soffermato sul colore. Dire, il riferimento culturale nostro è quello che il magistrato deve ispirare fiducia, non deve creare consenso. Cioè l'imputato che nel processo diventa una parte debole da tutelare in tutti i suoi diritti e tutte le sue garanzie, deve sapere che si può fidare, che non ha davanti una persona che ha già scelto, che va avanti secondo la regola del pre-giudizio, ma che è una persona che deve giudicare e che giudicherà in coscienza e serenamente. Questo non significa naturalmente che saremo sempre, potremo essere sempre d'accordo con le decisioni, però io penso che siamo in tanti, mi ci metto anch'io perché spero di riuscire a farlo con coscienza e con travaglio questo tipo di mestiere, però voglio dire siamo in tanti anche con i colleghi con cui ci confrontiamo su tematiche, su questioni, e quello che dice per esempio l'avvocato Veneto, la separazione delle carriere e dovrebbe trasformarsi in una separazione delle vite, ma guardi che allora diventerebbe un discorso anche, dovremmo separare le vite anche dei giudici di primo grado da quelle di secondo grado. Perché anche lì, voglio dire, ci sono decisioni diverse tra prima e seconda e diventa troppo complicato il discorso. Il discorso è culturale, il discorso è di capacità di affermare le proprie scelte e di comprendere che cos'è la giurisdizione fino in fondo, che la giurisdizione vuol dire tutelare i diritti e le garanzie di tutti, soprattutto dalla parte debole che nel processo è innanzitutto l'imputato, e quindi questo non va mai dimenticato, non dimenticando peraltro neppure il contesto, le implicazioni, le capacità di influenza, le capacità di condizionamento e così via.